Molti di voi mi hanno chiesto: dove posso trovare Pietro Pellegrini nella carriera allenatore di FIFA 18? Ecco, la risposta è molto semplice: il giocatore non è presente in carriera allenatore in FIFA 18, ma vi voglio svelare un metodo molto molto semplice per inserirlo nelle vostre carriere allenatore. Ma prima presentiamo il giocatore. Pietro Pellegri fa parte dei giocatori nati dopo il 2000, più precisamente del 2001, e con questa data detiene un record, sì, perché è stato il giocatore più giovane insieme ad Amedeo Amedei a subentrare nel campionato di Serie A. Pietro Pellegri è un attaccante del Genoa, nonché anche attaccante della nazionale Under 17 italiana. Il metodo più semplice per inserire Pietro Pellegri all'interno della vostra carriera allenatore in FIFA 18 è crearlo con il creator di FIFA 18. In questa sezione qua, crea giocatore, in modo tale da poi crearlo all'interno del Genoa Calcio con la sua maglia ed inserirlo con una data diversa. Ma ora vi spiego naturalmente meglio. Se vi sta piacendo questo video, lasciate un like qui sotto e condividetelo a tutti i vostri amici. Allora, qui vedete la maglia dell'Inter, perché ragazzi, perché io inizio con l'Inter come mia squadra del cuore, e andiamo a mettere campionato naturalmente italiano, andiamo ad inserire calcio A, il Genoa Calcio, eccolo qui, e impostiamo come squadra. Posizione attaccante, ruolo centrale, quindi punta centrale. Per quanto riguarda invece il numero di maglia, andiamo ad inserire invece il numero dopo il 64. Allora andiamo a scrivere a questo punto Pellegri, e lo vedete, lo sto scrivendo anche a computer, e il nome in partita, cerchiamo Pellegri. Sarà difficile trovarlo perché non è presente, non ci sono altri giocatori che si chiamano Pellegri. Vedete, se ci sono altri giocatori che si chiamano con il cognome di giocatori già esistenti, potete naturalmente appropriarvi del nome che dirà il nostro commentatore. E allora a questo punto andiamo ad inserire il nome e cognome, quindi sostituiamo qua Francesco, andiamo a scrivere Pietro, ok, qui sotto andiamo a scrivere Pellegri, ok, e a questo punto andiamo a fare tutte le altre impostazioni per lui. Ecco, l'anno di nascita, io adesso vado ad inserire il 1998, perché non è disponibile il 2001, fino al 1998, ed è questo il trucchetto per inserirlo in squadra. Sarà un pochino più vecchio, ma perlomeno lo avete all'interno della vostra rosa della carriera allenatore con il Genoa. Ed eccolo qua, Pellegri con la numero 64. Andiamo ad impostare l'altezza come troviamo qui su Wikipedia, e allora 1,96 m, ragazzi, è un pilastro in questo attacco per essere così giovane. 1,96 m, ragazzi, lo è Donnarumma, però anche lui non scherza. 1,96 m, peso 78 kg, e per quanto riguarda il tipo di corpo, io direi che possiamo lasciare anche il tipo di corpo normale. Perché? Perché poi se andiamo ad inserire quello snello è troppo magro, a mio parere. Secondo me è normale, anche perché è un giocatore piuttosto muscoloso, anche se è giovane, ha una bella prestanza fisica. Beh, del resto 1,96 m, ecco, insomma, non è male. E allora, paragoniamo un po' il giocatore con quello reale. Per quanto riguarda la carnagione, questa va bene. Per i capelli andiamo ad inserire capelli corti e vediamo quali sono adatti a lui. Quindi questo è una sorta di tutorial per inventarvi, per inserire al 100% il vostro Pellegri nella carriera allenatore. E allora andiamo a scegliere i capelli. A questo punto non lisci, non riga in mezzo, anche se questi non sarebbero poi così male, ma secondo me ce ne sono altri che ci assomigliano di più, tipo porcospino lisci. Secondo me questi qua sono l'ideale per lui. Però cambiamo il colore dei capelli, andiamo ad inserire magari un castano scuro oppure un nero.
visto che comunque il giocatore ha dei capelli piuttosto scuri, e li inseriamo, sì, inseriamo questa colorazione, togliamo la barba, qui non ha il pizzetto il giocatore, quindi è giusto toglierla. Poi, per quanto riguarda le sopracciglia, una posizione un po' più, secondo me, un po' più centrata e anche un po' più spesse, seguendo appunto la coordinazione del giocatore nella realtà, direi un pochino più alte. Quindi ragazzi, molti di voi magari per la prima volta vedono il creator, e vi posso dire che questo creator nel corso dei FIFA non è poi così tanto male. L'unica pecca, intanto che sto creando il giocatore, l'ho trovata in questo FIFA 18 rispetto magari agli altri FIFA. Cioè, che cosa è successo? È successo che durante il corso dell'avvicendamento dei nuovi FIFA hanno perso un aspetto davvero molto importante nel creator, ovvero la crescita del giocatore. In passato c'era modo di poter scegliere quanto poteva crescere il giocatore nel corso delle stagioni della carriera allenatore. Quest'anno invece, intanto rimpiccioliamo gli occhi visto che sono un po' piccolini, non c'è più modo di dare una valutazione al giocatore. Cioè, in base a come lo create, in base a come create le sue impostazioni, i suoi valori, il giocatore cresce su per giù allo stesso modo. Ed è un peccato, perché a questo punto tu vai a creare un giocatore e cresce quasi sempre nello stesso modo. Poi naturalmente cambia in relazione a quanto lo fate giocare in campo, a quanto lo allenate. Intanto ho messo questa colorazione degli occhi, e in base a quanto segna. Vi posso dire che era molto più intrigante inserire come giocatore promessa, stella, meteora. Perché? Perché comunque avevi un aspetto diverso nella crescita nella vostra carriera allenatore. Però peccato, in ogni caso questa è l'unica pecca. Per quanto riguarda invece il creator, è molto figo, perché come potete vedere c'è il profilo del naso, la grandezza del naso, la posizione, la larghezza, la punta del naso, se ricurvo, cioè potete fare anche un Ribéry. Certo, non uguale, però ci potete provare. E allora, a questo punto, poi tra l'altro vi voglio ricordare che se desiderate, mi piacerebbe anche vedere i vostri Pietro Pellegri naturalmente nella fanpage Pquadro, oppure nel mio Instagram, che lo trovate con Mario_Pquadro. E direi a questo punto che possiamo modificare le narici anche del giocatore. Possiamo fare così, magari un po' più larghe, visto che ha un naso non importantissimo, però a livello di narici è un po' più largo. Direi che possiamo fare in questo modo, e giusto appunto per non rompervi le scatole, io vi dico questa cosa. Io intanto preparo il giocatore, altrimenti vi rompete veramente alla grande, e ve lo faccio vedere fatto e finito con l'estetica esatta. Ed eccolo qua con il mento finito, Pietro Pellegri. Ditemi voi se assomiglia oppure no, se vi piace questa mia creazione oppure no. Ora è arrivato il momento di scegliere i suoi scarpini e anche impostare la sua forza. Eccole qua, le Nike Mercurial Superfly 6. Queste sono le scarpe che tra l'altro utilizza anche lui nella realtà. Allora, niente cavigliera. Io direi che per quanto riguarda invece la maglia, possiamo utilizzare quella a maniche corte, non stile normale, attillata. Sì, magari facciamo stile normale, predefinito squadra. Facciamo così, facciamola attillata. Dai, facciamo che è attillata a maniche corte, visto che così sono le maglie che vanno adesso, ci può stare. Poi, polso sinistro, mettiamo non la fascetta, ma magari inseriamo sul polso di sinistra, come potete vedere anche dalle foto, non il braccialetto ma il nastro, nastro che però arriva quasi al gomito,
metterei nastro bianco, polso destro niente, nessuna fascetta. Le calze io utilizzerei quelle normali, vi faccio vedere anche quelle altre che sono quelle lunghe, quelle corte, ma utilizziamo quelle normali. Eccoci qua, ci siamo con gli attributi del giocatore. Allora, in attacco, il giocatore ha cross 65, la finalizzazione la aumentiamo un bel po', mettiamo 66, precisione di testa 73. Per quanto riguarda i passaggi corti, un 56, anche se potrei aumentarlo un pochino. Piede debole 3, tiri al volo 58. La difesa, ragazzi, però la difesa è un po' altina, secondo me è un giocatore che non difende benissimo, quindi direi 55. Poi per quanto riguarda le abilità, mettiamo effetto 56, precisione di punta 45, passaggio lungo facciamo a questo punto cifra tonda con 50, il controllo palla direi un bel 68 sarebbe l'ideale. Per quanto riguarda invece la potenza, potenza tiro aumentiamola per un bel po', elevazione, un bel giocatore che segna anche di testa, quindi 75, resistenza è un bel mastino 75, forza, tanta forza, e allora mettiamo 68. Per quanto riguarda la distanza, tiri della distanza 52, poi movimento, accelerazione facciamo 65, velocità scatto non è velocissimo, però comunque a questo punto diminuirei l'accelerazione un po' più, la velocità scatto, agilità 51, reattività 69, equilibrio un po' più alto visto che il giocatore ha una buona prestazione fisica, quindi direi di mettere 60 per quanto riguarda l'equilibrio e diminuire magari leggermente altre cose qua, per esempio nella mentalità aumenterei l'aggressività. Poi l'intercettazione metterei un bel 71, posizione attacco 68, visione metterei 63, rigori metterei, cifra tonda ragazzi, direi 60. Portiere non lo tocchiamo, quindi il giocatore è bello che pronto e ora ve lo faccio vedere nella carriera allenatore. Eccolo qua con il numero 64, Pietro Pellegri, lo trovate in Calcio A all'interno delle fila del Genoa Calcio. Iniziamo una carriera allenatore con il Genoa in modo tale da dimostrarvi come averlo nella carriera, perché c'è un particolare che molti di voi magari non sapranno. E allora andiamo a selezionare il Genoa in questa carriera allenatore, quindi eccolo qua, il Genoa ha selezionato, il nome dell'allenatore e la nazionalità non ci interessano, quindi clicchiamo start e andiamo nella parte principale. Vabbè, qua leggenda, stadio non ci interessa e dobbiamo utilizzare le rose personalizzate attuali, altrimenti non lo trovate all'interno della vostra carriera allenatore. E andiamo in rosa, andiamo a cercarlo, lo troveremo naturalmente tra le riserve. Eccolo qua, Pietro Pellegri 66, lo sostituiamo al posto di Lapadula. Ma tranquilli ragazzi, potete giocare con Pellegri anche al di fuori della carriera allenatore. Qui c'è il download delle applicazioni rose online in corso, ma noi andremo a togliere. Perché? Perché se utilizziamo quelle attuali non troverete Pietro Pellegri. Paris Saint Germain contro Genoa, vediamo come si comporta. Ed eccolo qui con un'immagine a 360 gradi, Pietro Pellegri contro il Paris Saint Germain. Ha giocato davvero bene. Vi posso dire che è un giocatore davvero prestazionale, che sale tanto per come l'ho costruito, per come l'ho inventato nel creator di FIFA 18. E quindi spero vi sia piaciuto questo video, spero di avervi fatto scoprire un'alternativa per inventare i vostri giocatori preferiti all'interno della rosa delle vostre carriere allenatore. Se vi è piaciuto il video lasciate un like qui sotto, come già vi ho detto condividetelo a tutti i vostri amici, mi raccomando iscrivetevi al canale, vi aspetto nei miei social Pquadro Official su Facebook e nel mio Instagram Mario_Pquadro. Ciao ragazzi, alla prossima!